Ciao ragazze, finalmente sono tornata a girare video. Mi scuso raga, davvero, ma purtroppo io, come ho scritto anche a tante ragazze che in privato mi hanno chiesto che fine avessi fatto, se avevo abbandonato YouTube, che cosa mi era successo. Io purtroppo raga, non sono come le altre ragazze che fanno video, diciamo, su YouTube, che non c'è neanche da fargli una colpa. Cioè, loro lo prendono come un lavoro, come un impegno costante, che ogni settimana pubblicano video. Io purtroppo YouTube lo vedo come un hobby, come una passione, quindi quando ho tempo registro video come oggi. Ho tempo, mi sono dedicato un po' a YouTube, continuerò a girare altri video, così ve li caricherò. Ma purtroppo, raga, io la vedo così, non sono, vi ripeto, come le altre YouTuber che lo vedono come il lavoro della loro vita e faranno così, cioè gireranno video a go-go tutte le settimane. Io non la penso così, ho un lavoro, anzi ora ne ho due con la pagina delle cover, quindi sono davvero super super impegnata. Che cosa ho fatto in tutto questo tempo? Allora, io arrivo la domenica, raga, che non ce la faccio, cioè io sto, diciamo, tutta la settimana al negozio, come ben sapete, la domenica che non vado al negozio sto a casa. Poi si è aggiunto anche il lavoro delle cover, quindi devo gestire la pagina delle cover, devo rispondere a tutte le richieste che mi arrivano in chat sulla pagina delle cover, quindi io non ho il tempo, cioè devo, diciamo, curare diverse cose, quindi mi è davvero impossibile. Cioè io arrivo la domenica che voglio stare tranquilla a casa, buttata nel letto a non fare niente, niente niente, non ne ho voglia. Cioè purtroppo è così, quando si hanno degli impegni, si ha, diciamo, hai questo tipo di lavoro un po' stressante, non hai voglia di impernacchiarti e metterti davanti a una telecamera e dire: ah, oggi ho comprato questo. No, vuoi stare buttata nel letto, non fare nulla. Poi ultimamente sono stata impegnata perché una domenica ho fatto una sorpresa a una mia amica che ora è andata a vivere a Roma e per me è dura, raga, quindi non vi nascondo che sto anche un po' giù per questo, quindi non vi voglio angosciare ulteriormente. Quindi questa mia amica che doveva studiare è andata a vivere a Roma, quindi sto un po' angosciata per questo. E la domenica sono andata da lei a farci una sorpresa, a farle una sorpresa, siamo andati insieme con i miei amici, siamo andati lì e quindi non ho potuto girare. Domenica scorsa sono stata invitata all'evento NYX, al loro stand, che per me è stata una grandissima sorpresa perché comunque non me l'aspettavo, vi dico la sincera verità. E mi ha fatto molto molto piacere perché comunque non girando video non me l'aspettavo questo interesse nei confronti dell'azienda. Mi ha fatto molto piacere partecipare, quindi sono qui anche per raccontarvi come è andato l'evento NYX alla Fiera Estetica di Napoli, che raga, onestamente, cioè non vi prendete collera le ragazze di Napoli, però hanno un'organizzazione davvero pessima. Cioè io, per carità, non è che mi voglio atteggiare perché io vado al Cosmo Prof da anni e quindi comunque è una fiera di un altro tipo di livello, però un minimo di organizzazione, un minimo di, non lo so, cioè una ragazza che va fuori, cioè che viene da fuori, che ne so, da Roma, ma anche, cioè, da Salerno, cioè che io arrivo alla fiera, no? E fuori mi ci sta il tipo col panino col muso di porco e mi vuole vendere l'acqua, mi vuole vendere la caramella, mi vuole vendere il biglietto. Che cacchio pure vendeva? Cioè è una trashata, raga. Io sono arrivata con tutti questi venditori abusivi che mi volevano appioppare qualcosa, oppure davanti alle porte, gente, i tizi là vestiti come parcheggiatori abusivi con le pettorine gialle. Cioè, comunque è una fiera dell'estetica conosciuta in Italia, cioè è una figura di merda, abbiate pazienza, è proprio brutto. Io infatti, principalmente, vi dico la verità, sono andata solo ed esclusivamente per NYX perché mi hanno invitato, è stato un gran piacere per me e una grandissima sorpresa, e ci sono andata, ma non mi è piaciuta l'organizzazione.
l'organizzazione della fiera, non mi è piaciuto assolutamente il contesto pure dove viene fatta sta fiera, il fatto che fuori è fatiscente, non è curato di nulla. Veramente, cioè, se perdono i clienti, perché se io dovessi tornare l'anno dopo, ma chi ci va? Cioè, ma non esiste proprio. Tra l'altro, c'è il prezzo del biglietto, se non erro, comprando, perché io vi dico la verità, non ho pagato il biglietto, me l'hanno mandato stesso loro. Il mio ragazzo, che poi alla fine non è potuto più venire, cioè che ha comprato il biglietto online perché costava la metà, mi pare 7 euro, se lo compravo in fiera ti costava 15 euro, praticamente ci aggiunge, rispetto al Cosmo, però mi pare la differenza è di 10 euro, però è una fiera di un grado, cioè la fiera dell'estetica a Napoli, il Cosmo, prof. Cioè, è vero, io faccio dei paragoni allucinanti, il Cosmo Prof è a livello mondiale, la fiera, diciamo, è nazionale, però comunque ci vuole un minimo di organizzazione, un po' di decenza, perché comunque ho sentito ragazze che si sono lamentate perché era uno schifo là dentro. Cioè, è un piccolo appunto, fatemi sapere voi come vi siete trovate, se siete andate alla fiera, a me non è piaciuto proprio. Cioè, onestamente, sono andata per la NYX, infatti era lo stand più affollato nel padiglione numero 4, e nulla. Per quanto riguarda il Cosmo Prof, ci sarà NYX, mi ha spiegato Valeria, che saluto e mando un bacione, e udite udite, potete acquistare al loro stand, cioè sarà presente, per quello che ho capito, sia la NYX Cosmetics americana che la NYX italiana. La NYX americana, io sono da 4 anni che vado in fiera, hanno venduto un anno, poi non hanno venduto più, quindi mi ha spiegato Valeria che quest'anno tutti i giorni al Cosmo Prof, indistintamente, non solo e per forza il lunedì, potete acquistare allo stand di NYX Italia tutto quello che insomma volete. Apriranno da gennaio il loro shop online, quindi avranno un sito internet dove voi potete acquistare i loro prodotti, e apriranno vari store in Italia. Il primo è stato aperto da qualche giorno tipo a Milano, ma diciamo la NYX si divulgherà un pochettino in tutta Italia, e mi fa tanto 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 piacere, perché comunque è un'azienda che io, raga, ho seguito da tempo, da anni. C'è il mio primo anno di Cosmo Prof, scusate il pantalone del pigiama che si intravede, quando l'ho vista lì io volevo morire. E che poi è stato l'unico anno che loro hanno venduto, e fa davvero dei prodotti eccezionali. Peccato che non avevano portato le nuove tinte matte, le NYX Suede, però ancora, per quello che ho capito, non sono state presentate e non le hanno portate, perché ero curiosa di svozzarle, di provarle. È stato un evento davvero molto molto carino, ho conosciuto tante ragazze, ho visto dal vivo Fatima Durni, davvero molto molto bella come ragazza. Tra l'altro ho fatto una figura di merda, perché stesso l'emozione, ho detto: ah, ma tu sei l'amica di Sweet Beauty, cioè proprio figura di merda, giustamente dice sì sono io, però che cazzo, il mio nome lo potevi dire, ma purtroppo ragazzi sono così, io non sono abituata a non so come comportarmi in queste situazioni, vengo sopraffatta dall'emozione. Infatti sono venute anche molte ragazze a salutarmi, alcune ragazze hanno fatto la foto con me, le saluto tutte con affetto, perché è stata davvero una bellissima giornata, mi sono divertita tantissimo. Poi è venuta anche Fede del Bruno, ho conosciuto Stefania, poi ho conosciuto dal vivo Olga Makeup Art, che raga è stupenda, cioè è perfetta, cioè, voi la vedete, è la perfezione, sembra una bambola, non ha veramente, photoshoppata, cioè, ma non photoshoppata perché lei photoshoppa le foto, ma è perché proprio si trucca così, fa impressione, raga, è davvero di una bravura allucinante. Poi con me è venuta mia sorella, e mi sono divertita davvero tanto all'evento NYX, è stata davvero una bellissima esperienza. Poi chi altro poi ho conosciuto? Non vorrei dimenticarmi. Ah, madonna, io ho fatto una
Melania, scusami. No, io sopraffatta dalle mille cose che vi devo dire, ho avuto il piacere di passare una bellissima giornata con Stinger Melt, Melania e sua sorella, che sono di una simpatia raga allucinante. Mi sono divertita tantissimo con loro. Con Federica, con Stefania, siamo stati tutti quanti insieme. Veramente mi sono divertita tanto. E questo è il bello, diciamo, di YouTube. Mi è piaciuto davvero tanto. E questa è, diciamo, è la bustina della NYX, bellissima. Poi tenevano il robo per fare le foto con la scritta NYX, veramente bella. Mi hanno fatto anche delle foto. Infatti non vedo l'ora che me le manda Valeria, perché così ve le pubblico e vi faccio vedere un pochettino. Questo è l'acquistino che ho fatto da NYX. Poi ho girato già un altro video dove la vedrete sbocciata e all'opera, ma acqua in bocca. Non vi dirò di cosa si tratta. E poi vi faccio vedere un pochettino tutte le robe che ho acquistato in questo periodo di morte apparente, perché cioè sui miei social, raga, voi mi trovate sempre, cioè io su Instagram pubblico sempre ogni giorno qualcosa, sia inerente al trucco che quello che faccio, cioè mi trovate sempre lì, anche su Facebook, quindi vi invito sempre a seguirmi sui miei social, sul mio Facebook, sul mio Instagram, per restare sempre aggiornati con me. E prima che mi scordo, il rossetto che indosso è questo Chubby Twist della LA Splash nella colorazione Madonna 06 Mulberry. E l'ho fissato con il lip coat che ho preso da Stefania, che mi ha omaggiato Stefania, che è stata gentilissima. Perché questo robo, diciamo, non è di questa grandissima resistenza, mi ha un po' deluso. È molto bello il colore, è bello matte, però non mi piace come si comporta sulle labbra. Non si fissa bene, mi crea problemi e mi fa. Non è bello uniforme il colore, mi va a chiazze di colore, non mi piace. Adesso ho provato a fissarlo con il lip coat e vi farò sapere. Oltre, vabbè, all'acquistino NYX che ho fatto, perché poi non c'era più nulla allo stand di quello che volevo, vi faccio vedere i miei regali di compleanno. Quello del mio ragazzo è ancora. Allora, ho ordinato. Dovevo andarmi a fare i capelli. Quindi penso che mi vedrete anche prossimamente con un nuovo look che non vi svelerò perché cambierò radicalmente. Però ho detto, vabbè, mi prendo anche, mi faccio pure un maquillaria. E ho preso la nuova palette della Make Up Revolution, la Higher Chocolate Caramel e le due tinte della NYX che tengo da qui da anni, ovvero Copenhagen e Transilvania. Le ho prese tutte e due perché le ho, insomma, le ho. Oddio santo, che figura! Io con sta gamba, perché ragazzi, sto scomodissima seduta su sto letto. Le ho trovate e non me le sono fatte scappare. E allora, questi sono i due prodottini che mi hanno regalato i miei amici. Allora, questa la vedrete nel prossimo video, quindi non ve la apro proprio, vi lascio il piacere di scoprirla nel prossimo video. Ma questo lo devo far vedere, ragazzi. Guardate che figata di illuminante. Mi sento, sapete quelle americane che si fanno le foto così, che tutto lo sbrillucci, cioè per fotografare questo illuminante, ragazzi, ho dovuto mettere, avrò fatto una quindicina di scatti perché è abbagliante, è qualcosa di spettacolare. Ed è l'Illuminator di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Riviera. Il packaging è semplicissimo, ma raga, è qualcosa di. Cioè, vedete, non riesco a mostrarvelo per quanto è figo. Cioè, è di uno spettacolo, raga. Vedete? È allucinante. Costa l'ira di Dio, ma è stupendo. Vedete? È qualcosa di. E ha un effetto bagnato spettacolare, davvero spettacolare. Vi faccio vedere anche cosa ho comprato ultimamente, perché mi rendo conto. Che a parte Instagram non è che ho pubblicato diverse fotografie. Poi in giro ho preso anche nuove tinte, le nuove tinte della Wacom. Ne ho approfittato che YouTube mi ha pagato, vi sono sincera, e mi sono fatta un regalo. E poi sono andata alla bioprofumeria di Stefania e ho acquistato, vi faccio vedere, il Léo de Thym
Odotine, penso si pronuncia, della Sobbio, che è un fondotinta a base d'acqua. Questo qua praticamente si agita, va applicato con le dita perché sennò si disperde tutto il prodotto tra pennelli, spugnette e robe varie. Questa è la confezione. Il mio l'ho preso nella colorazione 03, proprio il colore perfetto mio è la 02, però Stefania non lo teneva, ho detto vabbè prendo la 03 perché la 01 era troppo chiara, ho detto vabbè ci metto una cipria più leggera, infatti non si nota proprio, è quello che ho su ed è molto molto leggero. Poi questo qui è il famoso lip coat che vi straconsiglio perché mi sta piacendo anche su sto rossetto che non lo metto mai perché non mi piace l'effetto. Vi fa tipo una pellicola sopra e vi fa durare molto 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 di più il prodotto. Questo qui me l'ha omaggiato gentilmente Stefania, che ringrazio. E poi ho preso la blender della Puro Bio perché c'ho un'altra spugnetta che sarebbe la Pezzotta, cioè non è neanche la Beauty Blender questa, ma è molto molto buona raga, ha un'ottima ottima qualità, è bella resistente e compatta come spugnetta, mi piace moltissimo, ve la faccio vedere. L'ho presa nera perché così vedete è proprio tipo la Beauty Blender, ma ha una bella consistenza, mi piace. E scusate se è sporca, ma la sto utilizzando. E queste, diciamo, sono state le novità nel corso della mia esistenza. E tutti i casini, tutti i problemi che non mi hanno portato a girare i video. Non tanto problemi, gli impegni più che altro. No, davvero non avevo modo di girare. Non sto qui ulteriormente ad annoiarvi con le mie cretinate. Vediamo prestissimo in un prossimo video, perché oggi è una giornata dedicata a girare video per voi. Io vi ringrazio tanto per l'affetto che mi dimostrate, per tutti i complimenti. Ringrazio soprattutto le ragazze di MAC che ogni giorno sul loro gruppo mi riempiono di complimenti e di attenzioni. Davvero vi ringrazio tantissimo. So che tante di voi sono venute allo stand Onyx per salutarmi, ma purtroppo sono stata 2 ore nel traffico sotto la galleria di Napoli prima di arrivare alla fiera. Non vi dico l'incazzatura, perché io sono una tipa che vuole arrivare puntuali alle cose, e ho fatto 2 ore di ritardo, si può dire, perché dovevo arrivare alle 10, sono arrivata a mezzogiorno lì. Non vi dico, sono stata proprio incazzata nera per sta cosa, perché ci tenevo molto a conoscervi. Mi scuso per i capelli. E nulla raga, io vi bacio e vi ringrazio tutte, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!